buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti! Che gioia, che gioia! Bello, che bello, che bello! Perché che bello? Perché che bello? Perché che bec? Perché che bello? Perché che bello? Camilla, perché... che bello! Perché siamo tornati finalmente in radio, tornati. Sentite i rumori della radio, vorrei spaccare tutto come al solito. E niente, quindi 42esima puntata di altri 5 minuti finalmente dal foyer di Fabrizio. Ci siamo presi 2 settimane di pausa, tra l'altro senza dire niente. Sì, assolutamente. Proprio non come abbiamo fatto Bastasi. Niente, abbiamo mandato repliche nel frattempo che voi pensavate fossero puntate originali, invece no. E niente, quindi siamo nuovamente qui dal Teatro Kismet in Bari per questa 42esima puntata. Ti vedo sveglio, sentite la stanchezza della sveglia delle 5:30. Che bello, siamo tornati a svegliarci alle ore belle. E il tempo fa un po' schifo. Vi abbiamo lasciati qui in diretta al teatro con il tempo che faceva schifo. Era febbraio, sì. Esatto, esatto. Quindi sicuramente sì. E il tempo tornati. Fa schifo comunque, anche se siamo a giugno, anche se vedo che sei andato a mare in questi giorni, ti vedo bello abbronzato. No, no, Fabrizio, infatti si parla di me, invece. E niente, come stai? Come va? Ti vedo col maglione. Tu col maglione o maniche corte? Sì, ho sbagliato clamorosamente il dress code della giornata perché fa caldo. In realtà pensavo facesse più freddo, ma va bene, dai, fa nulla. Allora, una maglietta. Siamo qui con la mucchina gel per le mani. Ci siamo sparaflesciati prima il termometrino. Sì, tutto, io ho 36,4. Il mio compare a 36,5, quindi siamo a posto per adesso. Abbiamo anche le mascherine, non in questo momento perché stiamo parlando. Comunque sarà una puntata senza precedenti, finalmente. Soprattutto non sappiamo cosa ci aspetta alla assolutamente ripresa. No, poi non abbiamo preparato nulla, poi finalmente le nostre vaccate andranno tutte in diretta, non si potrà tagliare nulla. Esatto, finalmente lo ricorderemo a Pino, poi anche esatto, finalmente smesso di utilizzare Audition e di registrare la puntata, quindi che dire, restate con noi, ci sentiamo tra pochissimi minuti e subito la canzone. Sì. E allora vogliamo anche salutare in qualche modo Pau Donés, il cantante degli Jarabe de Palo, che ci ha lasciato la settimana scorsa con questa canzone. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad cuando no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que
casa, la zapa, la tierra, la paz y la vida, que es más bonito. Todo me parece bonito. Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas, el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pe. Bonita la rumba, bonito José. Bonita la brisa que no tiene brisa. Bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad. Bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito. Todo me parece bonito. Todo me parece bonito. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Qué bonito que te va cuando te va bonito. Qué bonito que te va. Qué bonito que se está cuando se está bonito. Qué bonito que se está. Bonito, bonito, Carrabbe de Palo. Allora, siamo qui, sono le sì, 8 e 9 minuti. Mamma mia, in diretta, siamo... lo possiamo dire, che bello, che bello. Sì, 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 siamo in diretta nel foyer del Teatro Kismet di Bari. Quando ancora nessuno è mai venuto, forse, se non il nostro presidentissimo a fare le pulizie. In realtà il nostro presidentissimo non se n'è mai andato. Quindi... È sempre qui con noi, qui, che combatte. Qui. Beh, io l'ho trovata bene comunque la radio, a parte qualche ragnatela sì, qui no, e dai, lì, dai. Però pensavamo molto peggio. Sì, sì, no, pulita, pulita, dai. No, dai, devo dire. Che devo dire? Allora... Notizie del giorno, finalmente, sì, non del giorno prima. Esatto, fingendo. Che fossero del giorno, c'è un'inchiesta, lo sappiamo già, un'inchiesta pubblicata dal giornale spagnolo ABC, secondo la quale... Mamma mia, qualcuno avrebbe detto ABC. Io avrei detto ABC ed ero ABC. Convinto fosse l'emittente televisiva... ABC. Secondo la quale il Movimento 5 Stelle avrebbe ricevuto un finanziamento illegale di 3 milioni e mezzo di euro nel 2010 da parte del governo venezuelano. Questa è la notizia in apertura nella maggior parte dei giornali di oggi. Seguono anche le tensioni nel movimento sulla leadership dopo le dichiarazioni di Battista Beppone che hanno un po' fatto una baruffa. Sì, ma sì, tra l'altro c'è la notizia del giorno che questi soldi sarebbero arrivati tramite posta. No? 3 milioni e mezzo di euro arrivati tramite posta. Tu pensa che a me arriva nella cassetta soltanto il giornale dei testimoni di Geova. Ed è forse il primo servizio delle poste che funziona. Tra l'altro il recapito di fondi illeciti. Una pensa cosa interessante. Fabrizio, devo provare a mandarti una 10 euro. Vediamo se funziona tramite poste. Poi che altro? Qualche altro giornale titola sulla proroga per altre 4 settimane della cassa integrazione decisa ieri dal governo. Invece sì, Repubblica sì, segue le notizie sui nuovi casi di contagio da coronavirus in Cina. Repubblica ha sempre questa passione per il coronavirus. Sì, continua. Era quella che spingeva di più su questo argomento. E niente, noi passiamo proprio da Repubblica. Perché? Perché in realtà in primo piano però c'è la storia dell'inchiesta sul Movimento 5 Stelle. La mossa dei capi grillini, subito un direttorio per evitare la tempesta, un caminetto di saggi, così è stato chiamato. Un caminetto? È un intervento di Grillo per arrivare ad una guida collegiale e scongiurare la scissione, ma Di Battista sfida il garante. Io vado avanti. Dibba è tornato. Mamma mia, ragazzi, sta come al giaguaro. Non solo noi siamo tornati. Io comunque lo odio, cioè te lo dico Dibba. Sinceramente, lo odio proprio profondamente, mi dà un fastidio. Guarda, proprio epidermico, guarda, mi vengono le bolle. Beh, dai, comunque è simpatico. Poi simpatico, capito, lui ha questo modo di fare, sì, ogni tanto lascia tutto, viaggia. Sì, è un Fabio, sappiamo sì, chi. Sì, è un comunista con Rolex. Sì, infatti, del Movimento 5 Stelle.
Altre notizie, altre anche notizie. Perché tra l'altro, scusa, chiudo. Se lui è stato tutto quel tempo in America Latina, tra Venezuela, eccetera, poi arrivano sti soldi da lì, ma chissà come mai, infatti, come mai. Cioè, voglio dire, che allora, quindi praticamente possiamo dire che il Movimento 5 Stelle è di Maduro. Sì, è un cielo madurista. È filo madurista. Notizie belle, perché è scattato un nuovo patto tra la Sicilia e New York. Parliamo di mafia ovviamente. Sì, gestito da un fedelissimo di Messina Denaro. 13 arresti, indagato anche un sindaco. Ma io mi sono sempre chiesto, ma Messina Denaro perché di Messina, o se fosse stato di Palermo sarebbe stato Palermo Denaro? Può darsi, sì, comunque si. Benvenuti, bentornati all'angolo delle battute tristi. Il bagaglino, qui alle 8 e 13 minuti. Aspetta, con aspetta, Vito. Mettiamo una sigla da bagaglino. Mettiamo le risate, guarda. Bellissimo, il ragazzi. Il pubblico in sala è felice. Applausi scroscianti per questa battuta. Come? Grazie. Come? Ci saranno sicuramente degli applausi. Per Fibra. Sì, sì, assolutamente, perché... Perché ovviamente parliamo anche della Corte Suprema degli USA, che USA, significa United States, States of America, che dice illegale licenziare lavoratore dipendente perché LGBTQ. Più. Cioè, più in genere, sì. Più. Quindi finalmente un po' di civiltà, di diritti, sì, anche in America, sono stati anche in America, che li esportano in tutto il mondo, ma si dimenticano sempre di importarli. Nonostante stia continuando a succedere la qualsiasi negli Stati Uniti, già, ma ne parleremo poi a seguire. Perché abbiamo deciso di dare una svolta musicale al nostro programma. Sì, più canzoni, meno parole. Esatto, più canzoni, esatto. Meno parole. La prossima canzone ci porta dove tutti vorremmo stare, caro Fabrizio. In ognuno di noi c'è un'onda che batte e ribatte e si rifrange. E noi vogliamo stare lì. Che bello. Anche la moto usata ma tenuta bene, ho fatto il pieno in autostrada, prendo l'aria sulla faccia, olè, tengo il ritmo, prendo un caffè, non lo so questa notte. Partito da Bologna con le luci della sera, ma forse tu mi stai aspettando mentre io attraverso il mondo. Olè, questa notte mi porta lì, Ale, questa vita mi porta lì, mi porta al mare. Mare, 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 ma che voglia di arrivare lì da te, sto accelerando e adesso ormai ti prendo al mare, 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 sai che ognuno c'ha il suo mare dentro al cuore, sì, e che ogni tanto gli fa sentire l'onda. Mare, 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 ma sai che ognuno c'ha i suoi sogni da inseguire, sì, per stare a galle e non affondare, no, no, yeah. Ma son finito qui sul molo a parlare all'infinito le ragazze che schifo
son venuto a fare? Ho già un sonno da morire. Vabbè, cameriere, un altro caffè per piacere. Tengo il ritmo ballo con me. Ma mare, 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 cosa son venuto a fare se non ci sei tu? No, non voglio restarci più. No, no, no. Mare, 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 ma cosa son venuto a fare se non ci sei tu? No, no, non voglio restarci più. No, no, no. Mare, 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 avevo voglia di abbracciare tutte quante voi, ragazze belle del mare. Mare, 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 poi lo so che torno sempre a naufragare qui. Wanna let me get you low. Quanto è bello quando richiami l'attenzione con... ragazzi, ragazzi, qua ci vuole una certa dose di praticità. Se negli altri radio abbiamo il countdown per farti capire quando sta finendo la canzone, noi abbiamo lo schioccare delle dita di Vito che ti dice ok, Di rimettere ognuno quello che si merita. I potenti mezzi di RKO, ringraziamo Carlo Chicco, presidente in piedi. Vabbè, tu stai già in piedi, io mi alzo. Ecco, e quindi... sai, forse è anche meglio lo schioccare delle dita. Hai una notizia? Ho una notizia, no, volevo fare un appello, visto che abbiamo parlato dei potenti mezzi di RKO. Abbiamo intenzione di, voi sapete che siamo famosi per i nostri appelli accorati alle più svariate persone. Accorato soprattutto, accorato, smettila, un appello smettila, accorato. Smettila, maledetto maiale. Con tutto il mio cuore. Basta, basta, basta. E dicevo, noi abbiamo, siamo famosi per i nostri appelli accorati alle più svariate personalità del mondo dello spettacolo, dello show business, della radiofonia italiana, e quindi oggi vogliamo rivolgerci con tutto il cuore, in ginocchio e imploranti. A chi, Fabrizio? A chi ci rivolgiamo? Non lo so, ci rivolgiamo ad Alessandro Cattelan. Addirittura ad Alessandro Cattelan. Addirittura. Alessandro, tu lo sai che noi ti vogliamo bene, seguiamo sempre il tuo programma, anche un po' di merda ogni tanto, eh? PCC, sì, PCC, ogni tanto tipo un po'... quando fai quegli stacchi tra la parte registrata e la parte live, insomma, che non se ne accorge nessuno. Ma non siamo tutti Fabrizio e Vito. Ma quindi... è chiaro, anche perché tu sicuramente hai dei mezzi più potenti dei nostri e quindi puoi permettertelo, sì. Ma Alessandro, carissimo, Ti prego, dacci una possibilità, chiamaci in Sky, perché noi non siamo soltanto bravi, ma siamo anche molto belli, quindi voglio dire... No, ma poi se ci dovesse essere posto a Sky, anche a Radio DJ comunque... Non volevo, poi a Radio DJ... Parliamo di altre radio. Sì, parliamo con Linus poi, facciamo un altro appello direttamente a Linus. Va bene, possiamo andare avanti. Allora, andiamo avanti dicendo sì. Che... È spuntata così dal nulla questa nuova face up che ti fa diventare donna. Vabbè, perché tu non c'era, lo sai, già? Sì, non c'era. Ma in questo periodo, in questi ultimi giorni, praticamente è andata a tamburo battente e la stanno utilizzando tutti, questa nuova funzione di face up che ti fa vedere come saresti da donna o viceversa, come saresti da uomo, per te dobbiamo ancora capire quale delle due, ed è una cosa simpatica, tipo vorresti vedere Angelina Jolie uomo? Con face up si può. Ed è un gran bel vedere comunque. Beh, non lo so, no, non ho ancora aperto la notizia, comunque sì. È esploso anche questo. Allora, 50 anni fa, pensa un po', si giocava la finale leggendaria, la semifinale. Italia-Germania 4-3. 4-3. Stavo per dire.
Era... Sì, andiamo a Berlino, Beppe. No, non era partita di Berlino, era l'estate del 1970. Ricordiamo cosa successe poi, ovvero che l'Italia perse la finale poi col Brasile, maledettamente. E perdemmo quindi. Tutta sta storia... Noi abbiamo vinto la semifinale contro la Germania perché a noi piace battere la Germania, poi ovviamente arrivamo a scontrarci contro il Brasile di Pelé, e perdemmo maledettamente dove? In Messico, Messico 70, il famoso mondiale della partita Italia-Germania 4-3. Fabrizio, ti riporto con i piedi sulla terra, perché mentre noi siamo qui a rimembrare i vecchi fasti di 20 anni fa, invece il mondo continua a bruciare, continua ad essere un posto di merda. Ho detto la prima parolaccia della nuova Tu pensa, neanche sessione. Io l'ho fatto. Vabbè, però Guarda. Era giustificata. Perché intanto è morta, suicida... Sara Egazi, l'attivista. Questi titolisti dei giornali, l'attività, hanno scritto. Bah, sì, l'attivista lesbica egiziana che era stata arrestata per aver fatto sventolare la bandiera arcobaleno durante una protesta. Aveva anche denunciato di aver subito torture durante il periodo di reclusione in Egitto. Strano, perché in genere le carceri egiziane sono così accoglienti e confortevoli. Guarda, sì, infatti, noi ne sappiamo qualcosa. E insomma non ce l'ha fatta, era rifugiata in Canada e si è tolta la vita proprio due giorni fa. Mannaggia. Mentre ad Atlanta l'America continua ad essere nell'occhio del ciclone per quanto riguarda le proteste del Black Lives Matter, perché ad Atlanta c'è stato l'ennesimo caso di una persona di colore che è stata uccisa con due colpi di pistola alla schiena, quindi diciamo. Ma basta parlare di cose tristi, quindi parliamo sempre da Repubblica. Coronavirus nel mondo, superati gli 8 milioni di casi, e la l'America Latina ce l'ha. Piange addirittura 80.000 vittime. Situazione resta critica in Brasile con altri 627 decessi nelle ultime 24 ore, tornano però i voli tra Stati Uniti e Canada. Passiamo un attimo al Corriere, perché si parla del confronto tra gli Stati Generali. Bonomi attacca il governo, l'addio di Colau e le critiche della CGIL. Perché lo? CGIL. ti godi nel dire CGIL. CGIL, mi piace. E poi il tacito patto con Terenzi per far saltare il proporzionale e contare di più alle elezioni. Già si parla, ci sono i rumors delle prossime elezioni. Chissà se Conte si candiderà con un suo partito. Ma veramente qui c'è scritto che vuol tornare a fare l'avvocato. Tu ci credi? No, assolutamente no. Assolutamente no. E poi ritorniamo al Movimento 5 Stelle di Battista Grillo, dall'amore quasi filiale al caos. Ecco come tutto è finito. E poi è tutto finito. Il ruolo anche è tutto finito di Salvini e Di Maio. Vito, posso toccare un po' che cosa tutto devi toccare? Lo sporco e poi mettermi le mani in bocca? Beh, basta che non te le metti. No, non puoi. Ah no? No, non puoi. Ah no? Non posso farlo? Non puoi farlo. Non puoi, perché mi hai fatto questa simpatica gag? È la gag di Salvini di questi giorni. Ma scusami, sul web. Facciamola bene, dai, rifalla. Rifacciamo. Ehi, Vito! Vai. E rispondi però. Facciamo tipo... Ah sì, scusami. Battuta, dimmi, capito? Dimmi tipo Fabrizio. Pubblicità. Ehi, Vito! Ciao Fabrizio, dimmi. Ciao, ma senti un po', io posso toccare tutte le cose sporche che stanno qui e poi mettermi le mani in bocca e negli occhi? No. Ah no? No. Ah, come? Se poi te le metti negli occhi, no. Ah, va bene. Era questa la gag. Se lo dice lei, va bene. Che sta impazzando nel web, non solo, di Salvini, il solito grande Salvini. Lo salutiamo sempre affettuosamente. Chissà il papete cosa farà quest'anno
Come farà a fare la sua conferenza stampa annuale, immagino lì. Ma eh beh, stanno riaprendo, stanno riaprendo, non ce ne frega riaprendo niente. Anche le disco e niente, a proposito di disco, mettiamo un disco, mettiamo un disco. Io stavo per dire, quindi perché Fabrizio, di disco stai in zitti. Disco tra poco arriva anche il maestro Nunzio. Esatto. We just wanna party, party just for you. We just wanna money just for you. I don't wanna die, party just for me. Girl, you got me dancing, dancing shit to bring. We just wanna party, party just for you. We just wanna money just for you. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area, I got the strap, I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is guerrilla war. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pack. Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah. Slipping now, look what I'm whipping up. This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. Look how I'm kicking up. I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah, I'm on get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. Yeah. On my Kodak. Black. Know that. Yeah, know that. Ooh, get it, yeah, get it, yeah. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, 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 contraband. I got the plug on a hawker. Whoa, they gonna find you like Paco. Blah. Ooh, America. I just checked my following. Listen, you gon' tell somebody. You motherfuckers owe me. Grandma told me, get your money, black man. Black man. 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 Questo silenzio è giustificato. Sì. Esatto, sembra non fatto apposta. La ma canzone invece... ovviamente cosa intitola? This is America. This is America, quindi il nostro silenzio ovviamente era più che giustificato. Allora, siamo arrivati al momento tanto atteso, ovvero quello dell'ospite. Ma prima ho bisogno di leggervi questa bella notizia. Il Post chiede: si può viaggiare in sicurezza sugli aerei? Sono posti in cui si corrono rischi. Sono post? No, posti. Come tutti i luoghi chiusi e affollati. Ma ci sono dei consigli per ridurli. Tipo scegliere un posto vicino al finestrino. Perché in aereo devo scegliere un posto vicino al finestrino, secondo te? Non ho idea. Si abbassa il finestrino in aereo? No. No. Cioè non è che dici, ah, c'è aria viziata e abbassi il finestrino. No, non lo so, sinceramente. Forse perché stando al centro...
tra non due. Puoi stare al centro, cioè un posto sì, un posto no? No, in realtà no, adesso è cambiata un po' la legge. Se sei sfigato puoi stare anche al centro, quindi non va bene. Non va bene neanche questo. E quindi che non succede? So, che non succede? So cosa Fabrizio, sta succedendo. Chi ci scrive? Niente, niente, niente. Amici che ci salutano, anzi ne approfitto per salutare la mia amica carissima Dalila e la piccolina Marica. Ciao, che ci stanno Dalila, ascoltando. Che non far ascoltare la piccola, però tutto no, ciò... no, deve imparare, deve formarsi, deve crescere con lo zio che racconta un sacco di vaccate, quindi bene. È giusto ma così. Ma chiamiamo Nunzio. Proviamo. Nostro... Oggi non abbiamo fatto prove telefoniche, quindi andremo con alziamo le mani il già. Buon vecchio metodo del... Del Viva Vox. Veramente, non funziona il... Il cavo? Beh, no, ma direi che così va più che bene. Si sente alla grande. Pronto? Pronto Nunzio! Maestro! Ehi, buongiorno! Buongiorno a te, buon martedì! Come va? Da quanto tempo, Nunzio? Possiamo farti la domanda delle domande. Sei sul mezzo pubblico? E vi dico la risposta delle risposte. Certo che sì. Sì, siamo tornati alla normalità e per festeggiare mi sparo un altro po' di ammucchina gel sulle mani. Cioè Fabrizio davvero un drogato di ammucchina gel. Bella profumata. Comunque a quanti di voi abbiano perso l'udito a seguito dell'urlo di Fabrizio, niente, siamo tornati alle buone vecchie abitudini, quindi provvederò immanentemente a abbassarli il volume, state tranquilli, forse non succederà più. Nunzio, allora, buongiorno innanzitutto, ben trovato. Buongiorno. Allora, noi faremo dei piccoli cambiamenti rispetto al solito modus operandi delle ultime volte, perché anziché chiederti prima il detto in grumese e quindi andare avanti con le nostre lezioni di grumese prêt-à-porter, ti chiediamo la canzone, quindi iniziamo dall'amaro per poi arrivare al dolce, perché sì, devo avere il tempo di trovarla. Togliamocela di subito, capito? Togliamocela subito sta cosa. Va bene, sì. Ho in mente un ritornello da qualche giorno, che era la canzone di Cesare Cremonini, Mondo. Visto che un po' stiamo tornando alla normalità. Ho visto un posto che mi piace, si chiama Mondo. Che va bello, bene. Cesare Cremonini, uno degli artisti che più detesto. Oggi mentre arrivavo in radio ci stavo pensando e dicevo, ma quanto è brutto l'ultimo singolo di Cesare Cremonini, quello Giovane Stupida, mi sa? E dicevo, ma qualche canzone buona l'ha fatta, ma... Porca miseria, che disastro. Pensa che qualche canzone buona che ha fatto le ha fatte tutte in un album. L'album si chiamava Square S. No vabbè, Luna, dai, proprio. Diciamo che qualcosa di buono è uscito. Volevo proporre qualcuno un po' più datata, tipo Vorrei. Però insomma andiamo su Mondo. Vorrei ma non posso. Va bene Nunzio, grazie per averci rovinato la giornata con Cesare Cremonini. Una giornata, come vedi, comunque abbastanza coperta. Oggi il cielo è nuvoloso, ma noi andiamo avanti. Non sembra il 16 giugno, sembra il 15 marzo. Ma fa niente. Sembra quelli. Adesso arriva l'autunno, capito? Sì, è arrivato l'estate. Arriva per 3 mesi, tu devi calcolare 3 mesi indietro. Ah, quindi giusto, noi ripartiamo giustamente da febbraio-marzo, giusto, no? Giusto, è giusto. Ciao, sembra di stare ancora in inverno. Ciao, se stai freddo? Ascoltando questa puntata, vuol dire che siamo ancora a febbraio. Va bene, Nunzio, allora, intanto va bene, come stai? Sei sul mezzo pubblico, siamo tutti felici, hai ripreso a lavorare, quindi regolarmente. Ho ripreso a lavorare, anche se con queste mascherine fastidiose, insopportabili. Ah, guarda, guarda, non lo dire a Pino La Disa. Te le raccomando. Nunzio, vogliamo fare un esperimento? Vogliamo intervistare una signora del mezzo pubblico? Ma non c'è. Non c'è nessuno. Sono appena sceso. No, peccato. La prossima volta lo facciamo. Passi il telefono ad una persona qualsiasi. E lei se ne va col tuo telefono. E ci mettiamo a parlare. Vediamo cosa succede. Senti, dove lavoro io è deserta la piazza. È deserta. Possiamo mandare anche un video,
una foto. Ricordiamo Nunzio, lavoratore mai stanco di Mola di Bari. No, non è di Mola. No, non è Mola. Non cosa è Mola. Stai dicendo? Lavora Bitritto, Nunzio. Ah, Bitritt, bellissima Bitritto, bellissima. No, Detroit. Detroit. Che cos'è Detroit? Detroit è Detroit. È una città degli Stati Uniti. Ah, ok. Detroit, Detroit. Detroit, Detroit. Va bene, allora. Nunzio, ce l'hai il detto, ma deve essere speciale, perché oggi è una puntata speciale. Sì, secondo noi sì. Non so, a me piacciono tutti, non c'è uno in particolare. Guarda, proprio non fa figli e figliastri. È facile tradurlo. I minghi che le colso da loro. No, ho capito solo Michele in questo momento e basta. I minghi che le colso da loro. I mingle. I chele, i core. I ming. Come i vasi? Come il maestro Minghi. Chissà come sta. Sta bene. Come la dinastia dei Ming. Ah, i Ming. No. Okay. Come il vaso cinese del comitato. Quindi, i Ming. Poi, il vaso cinese, esatto, che regaleremo a Roberta per il suo matrimonio, ricordiamo. I Kel e i Cole. So da loro. Diciamo a gruppo. E cioè, i Ming, quindi la dinastia cinese dei Ming. I Kel, che non so che è una dinastia di grumo, sicuramente. E i Cole, che è una dinastia di, non lo so. Vabbè, Nunzio, ci devi dare una chiave di lettura, perché qui i Ming, i Kele, i Cole. La chiave di lettura, Fabrizio, ci è arrivato, aveva capito qualcosa, Fabrizio. È vero? Ah, sì. Fabrizio. Quindi aveva detto, ho capito solo una parola, che poi un nome. Michele. Ah, ok. Ok. Quindi I Ming sono i Mingucci. Bravissimo. Mamma mia. Quindi i Domenico, i Michele e i Cole. I Colino, Nicola e i Nicola. I Domenico, i Michele e i Nicola sono persone. Sono persone che valgono. Non è proprio quello il senso che diamo noi. Ah, no. Che, diciamo, nel momento in cui ti rapporti con loro devi sapere che ti vogliono in qualche modo sottomettere, diciamo, gabbare. Sono da loro, cioè è difficile tenerli in testa, devono per forza vincere loro. Ah, sono da loro. Guarda, ti dirò, cioè sono forti, che sono orgogliosi di loro, come vi devo dire. Ieri stavo pensando, basta Fabrizio, con la mucchina gel per le mani, buonissima. Allora, ieri stavamo pensando con alcuni amici al nome Vito. Ieri era l'onomastico di Vito, tra l'altro. Grazie. Applauso grazie a Vito. Applausi che per anche Vito. Stavolta non ho offerto nulla per il suo onomastico. Aspetta, mettiamo gli applausi. Applausi, attenzione. Le risate per Vito. Grazie, gli applausi per Vito. Applausi per Vito per l'onomastico. Le risate per Vito quando si spoglia. Grazie, troppo buono. E quindi parlavamo del nome Vito. Tu cosa ne pensi del tuo nome, Vito? È un bel nome, è breve, e questo è una nota a suo favore. Vedi, Vito non ha un... Se non rientrano in quei tre nomi, va bene, sono quei tre nomi che sono difficili, soprattutto per chi non lo porta. I Domenico, i Michele e... Ming, Kel e Cole. E Nicola. Ming, Kel e Cole. Bellissimo. Guarda, che noi conosciamo due che sono anche fratelli, si chiamano Michele e Nicola. Sì? qua, cose loro di cui non voglio sapere. Sono cose puramente casuali. Assolutamente nulla, non voglio sapere assolutamente nulla. E quindi la canzone è stata scelta purtroppo da Nunzio. È una cosa così che dobbiamo fare? Dobbiamo resistere alle tue angherie e alle tue provocazioni con queste canzoni veramente discutibili. Ma verrà un giorno. Un programma di nicchia, non dovete fare un programma di nicchia, dovete essere, diciamo, mainstream. Siamo mainstream. Ah, guarda, adesso che comunque hanno riaperto tutto,
io un giorno verrò a Grumoapula sotto casa tua, sotto casa tua, e sparerò un CD di Amedeo Minghi a tutto volume. E quello, e poi trovi Nunzio fuori dalla finestra con l'accendino acceso. Faremo bene. Così facciamo un giro sulla via di Macerano, se vuoi. Va bene, va bene, anche perché allora abbiamo un paio di appuntamenti, anche più di uno. Abbiamo un paio di appuntamenti. No, ci sono le icone votive santi, Vito. Noi siamo persone che siete santi. Non avevo dubbi. Allora, noi abbiamo un paio di appuntamenti con Nunzio. Uno è quello di mangiare la sfogliatella al bar, no? Cos'era quella? La spaccatella. Una era la spaccatella. Ma non gridare, riguarda... Fabrizio, non gridare. Perché ho paura che Nunzio non mi senta dal microfono, mi sente solo da lì. Fa nulla, ma ti sente. E allora, una è la spaccatella del bar, una è la spaccatella... abbiamo capito. Poi dobbiamo andare a vedere i Parite, sicuramente, un giro per le campagne di gru... Ci sono i Parite. Parite e Arrow. Il giro tra Parite e Arrow. E poi, soprattutto poi... non mi ricordo più, ma era una cosa importantissima. Vabbè, dai, Fabrizio, fa nulla. Porca miseria, Nunzio, mi sono dimenticato. La conclusione della stagione si può organizzare anche con gli ascoltatori, che ne so, un trekking, una passeggiata. Sì, assolutamente, faremo un giro per le campagne di Grumo. Va bene, va bene. Dire, noi tre. Tutti. Noi tre, tutti gli ascoltatori della radio, cioè noi tre. Grazie Nunzio, per l'iniezione di autostima. Noi ci salutiamo e ci vediamo giovedì. Cioè ci vediamo, ci sentiamo giovedì. Va bene Nunzio. Ciao Nunzio. A presto, ciao. Ciao. Piace, si chiama mondo, ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno, più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come un gatto vagabondo, ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che parlo della vita è il nostro orgoglio, ma questo è il posto che mi piace, si chiama amore. Questo è il posto che mi piace. Viviamo in piccole città, nascosti dalla nebbia. Si chiama mondo, dove vivo non c'è pace, ma la vita è sempre intorno. Più mi guardo, più mi sbaglio, più mi accorgo che dove finiscono le strade è proprio lì che nasce il giorno. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Viviamo in piccole città, nascosti dalla nebbia. Sorge poi tramonta come un delfino dal mare, vuole la sua.
sua orbita leggero e irregolare, distribuisce il suo mio ritmo buono da danzare. Mondo cane, mondo pane, mondo da abitare, mondo che ci salva, mondo casa da ristrutturare. Tutto è falso, tutto è vero, tutto è chiaro, tutto oscuro. Questo è il posto che mi piace e al di quelli avventuro. Le città nascosti dalla nebbia, andiamo a pillare la misericordia. Non siamo virgole, amiamo l'Inghilterra. Andiamo in piccole città nascosti dalla nebbia. Non mi ricordavo che in questa canzone ci fosse anche Jovanotti, quindi c'era. Top di gamma praticamente. Pernunzio, davvero. Ho sentito l'ultimo singolo di Jovanotti. Io no. Una com'è? Cosa vergognosa. Salutiamo quello, Lorenzo. Quello con Tiziano Ferro, ragazzi, una porcheria incredibile. Noi dovremmo aiutare i cantanti in questo periodo. A migliorare. No, a riprendersi dopo. Infatti, riprendetevi però. Però riprendetevi, perché veramente l'ultima canzone di Tiziano Ferro, ragazzi, è una cosa inguardabile, insentibile, una cosa brutta. Comunque siamo tornati, sono le 8:49 qui da RKO e da RKO. Radio Kismet, la 42esima puntata di Altri 5 Minuti, che potete ascoltare ovunque. Infatti, ovunque, ma soprattutto, In ognuno di noi. Potete ascoltarla, quindi potete ascoltarla su Spreaker, sì, su Spotify, su Apple Music, bravo, sulla radio www.rko.com. Potete seguirci sulle nostre pagine Facebook RKO, Altri 5 Minuti, programma radiofonico, e Instagram di RKO. Tutto. Siamo da tutte le parti, siamo in tutto e per tutto qui con voi. Volevo salutare e dare un grandissimo abbraccio a mamma Isa, la mia seconda mamma praticamente, che si sta riprendendo e niente, quindi ti abbraccio, ti voglio tanto bene e ci vediamo presto, promesso. Nel frattempo siamo arrivati comunque, anzi siamo anche un po' in ritardo forse, sì, quindi devo dobbiamo dirlo, andare velocemente. Devo dirlo. Vai, corri. Notizie locali. Mi hanno detto di non gridare poco no, fa. Ma ti ho abbassato il microfono, il volume, stai tranquillo. Quindi va bene, allora, coronavirus in Puglia, un contagio e due morti nell'ultima settimana, meno di un caso al giorno. Si parla anche su Repubblica della Gazzetta del Mezzogiorno, decretato il fallimento, via l'esercizio provvisorio. Vabbè. Già. Niente. E poi che altro? Comunque sempre notizie abbastanza tristi, cerchiamo qualcosa di un po' più interessante. Eccola qua, Street Art, la Puglia finanzia i murales con 4 milioni. Primi in Italia per l'arte urbana. Fabrizio, mi è venuta incredibilmente voglia di prendere in mano una bomboletta. anch'io. E scrivere, sai le cose che si scrivevano negli anni 90? Tipo le tag, cos'è che Dio è qui, che in realtà era quella della droga. Oppure non lo so, se la rosa c'era la famosissima... No, alla droga c'è la figa, c'era anche questo pure che... Andava per la maggiore. Quale altro c'era? No, c'era la famosissima immagine di copertina di un album dei Folk a Bestia con la celeberrima frase: se la rosa non si chiamerebbe rosa, Rita sarebbe il suo nome. Ah, ok, sì. Meravigliosa. Ricordo. E siccome le disgrazie non vengono mai da sole, mai, Jasmine, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, diventa cantante. Ah, bellissimo, noi non aspettavamo altro, guarda, parlavamo di buona musica circa due minuti fa, esatto, con l'ultimo singolo di Tiziano Ferro. Aspettiamo quindi Jasmine, la figlia della Lecciso o di Romina, sì. Power. No, della Lecciso. Porca miseria, ragazzi, porca miseria. Chissà Albano cosa ne penserà. Farà una cosa così. Nel frattempo siamo tornati in spiaggia, almeno io. Ah, brava. Niente, siamo qui a Capitolo, letti relax nella spiaggia libera occupata senza autorizzazione. Denunce, quindi le prime denunce. Il profumo dell'illegalità. Aspetta, com'è il fatto finalmente della spiaggia libera?
letti relax nella spiaggia libera occupata senza autorizzazione. Da qualche lido, quindi. Certo, ah, sì, okay. Quindi denuncia l'illegalità. Che bella l'illegalità. Che bella. Sono andato a mare sabato, è vero, e praticamente... Dove sei andato a mare? Non lo posso dire, altrimenti poi fanno i sequestri e non posso andarci più. Ah, ok. E niente, in un lido però, perché ormai sono diventato un babbo e quindi pago ombrelloni, ormai, lettini, guardalo. Un VIP da altri tempi. Lo spritz sotto l'ombrellone. Esattamente. E niente, non è cambiato assolutamente nulla, Vito. Ombrelloni attaccati... ma di un metro e mezzo massimo. Adesso verranno a casa mia a chiedermi chi è stato e dirò: no, è bugia, ho preso il sole sul balcone. Gente che giocava beach volley come se non ci fosse un domani, quando in realtà non c'è ancora l'autorizzazione. No, credo che da oggi ci no, fosse. No, neanche, è stata rimandata. Spadafora ha detto che neanche il 25 si potrà giocare a beach volley, a calcetto. Spadafora. Niente, Spadafora ha detto no. Poi tutti ammassati, anche il ristorante, bar, il macello. Ah, però, cioè proprio, però come gli, se non gli ci operatori del domani. Bar e del ristorante avevano la mascherina. Se ce l'avevano loro. Quindi la quello sì. Quindi quello. Per esempio io invece sono andato a un ristorante sabato sera, tra facciamo l'altro... il nome? No, facciamo, okay. Di un lido barese vicino ad una pineta. Ah, che ha lo stesso nome magari. Della pineta? No, sì. Non lo so, questo lo stai dicendo tu. Tra l'altro con una mia carissima, con delle carissime amiche e un amico. Già Fabrizio, sì. già. Il mio cuore è sempre lì. Batte. E nulla, siamo stati in questo ristorante, ovviamente noi eravamo al tavolo assolutamente normale, senza alcun tipo di distanziamento tra di noi, ma poco ci importa, e tutti con la mascherina, le persone che servivano. C'era un piccolo particolare però, hanno portato, sai, tipo gli antipasti, ste cose qui, ma senza le posate da portata. Ah. Quindi ognuno doveva prendere con la propria posata, giusto per, diciamo, ridurre al minimo o come la dice il nostro amico Massimo, con le mani. No, e però poi alla fine abbiamo dovuto lasciare le nostre generalità, il nome, il cognome, il numero di telefono alla simpatica gestione, perché così poi in caso di positivi ci avrebbero avvisato. Ok, ti ringrazio per questo bellissimo aneddoto, ma soprattutto per non avermi invitato neanche questa volta. Quando... No, assolutamente. Quando gli amici... Tra l'altro la mia amica è appena tornata da Milano, una di queste, quindi... Ma lo sai che pure io venerdì sono stato con un po' di gente. C'era anche una ragazza che era appena scesa da Milano, benissimo. Quindi Vito, se non sono io sei tu, ricordiamoci. Allora, siamo arrivati prima alla notizia strana. Sì, poi, dai, basta, poi gossip di, niente. Un po' di gossip. Beh, sì, però veloce, perché poi mangia cibo per cani per 30 giorni per dimostrare che è buono. Questa è la notizia strana. Ok, ma non dimostra che è buono, dimostra che è commestibile. Così. Allora, si parla di Mitch Federoff, presidente della Monster Milling, con sede in Texas. Vedi un po', che gli americani Monster brillano Milling. Ultimamente, brillano davvero per intelligenza. Monster Milling non ha mangiato altro che cibo per cani prodotto dalla sua azienda per 30 giorni all'inizio della sua di quest'anno. Azienda, tra l'altro. Sì, perché produce alimenti per cani di alta qualità, che cibo genio. Per cavalli, mangime per polli, quindi comprate tutti Monster Milling. E niente, ha mangiato per 30 giorni cibo per cani e ha detto: il cibo per cani non è facile da mangiare, ok, ha un forte odore. Durante la prima settimana, i primi 4 giorni sono stati davvero difficili, non mi sentivo bene. Una delle cose che ho fatto di fondamentale importanza è che ho fatto un digiuno intermittente. Ah, quindi mangiava quando aveva fame. Però poi dopo questo inizio difficile, alla terza settimana, l'uomo si è trovato molto meglio, si è abituato al gusto del cibo per animali. In un video addirittura, che schifo, Federoff afferma di sentirsi molto bene, con l'eccezione di sentire la mancanza del sapore del cibo normale. Scusa. Ragazzi, è una cosa bellissima, andatevelo a vedere. Sono senza parole, sono davvero quindi una persona sparolato. Che per 30 giorni ha mangiato solo cibo per cani. Io ogni tanto mangiavo i biscottini per i cani, perché volevo assaggiarli. Tipo c'era la mia carissima amica, che saluto,
Terry, ciao. Complimenti, John. Che, bella che famiglia. Dando i biscotti al cane. Fabrizio, dai tu. Dava i biscotti al cane e i biscotti a Fabrizio. No, diceva Fabrizio. Fabrizio, dai tu i biscotti. Come si chiamava il cane? Danco. Si chiama ancora Danco. Danco. È vivo e combatte in mezzo a noi. Dai tu il biscotto. E io. E Fabrizio qualcuno era c'erano al salmone, al mangio, sai? Si arruffava con il cane, sì, esattamente, faceva baruffa col cane. Facevo finta di darglielo e poi me lo pappavo io. Me ne mangiavo giusto metà, non tutto, perché poi alla fine rischiavo di starci male. E ti dirò, niente male. Devi vedere nel latte se come dovessi, sono quelli. Sì, se dovessi essere povero da grande, so cosa mangiare per restare vivo. Gossip. Ecco, grazie Fabrizio. Gossip. Cambiamo pagina, per favore. Passiamo subito al hot diletta. Le hot. Le foto del suo trekking con Scardina, King Toretto. Ma chi con è? Con una mise. Chi è King Toretto? Attillatissima, aderentissima, color carne. Se n'è andata in giro, Cecilia Rodriguez, ecco, e 7 kg in più. E 7 kg in più. Perché? Aspetta, ecco un bimbo. Nasconde un dolce segreto? Chissà. Cecilia Rodriguez, che bella contadinella per Ignazio, mentre Belen in crisi. La bella contadinella per Stefano. Lui a Napoli, lei si butta in piscina, sempre a farci vedere comunque il bel panettone. E poi che altro? In Sicilia, in topless, la ex Miss Italia. Ho la cellulite e chi se ne frega? Chi sarà mai? Devo aprire ovviamente il... Miriam Leone, no, sarà siciliana. Si parla di Giulia Arena. Famosa? Giulia Arena, non lo so, Miss Italia, non so di quale anno, purtroppo non seguo più Miss Italia, quindi niente. Blasi e Totti tra bikini e party con gli amici a Monte Carlo. E poi Chiara Ferragni e Fedez lanciano la manicure di coppia. Ah, che schifo, l'ho vista sta cosa. Cioè Fedez non si mette lo smalto. Non ho visto, grazie a Dio non ho visto. Unposted di Chiara Ferragni è candidato, niente popò di meno che, ai nastri d'argento. Ma questo non è gossip. Cioè, non è gossip. Chiara Ferragni. Non è gossip, Chiara Ferragni. Gossip è. Vabbè, comunque avrà giocato il fatto che metà dei film non sono usciti quest'anno, probabilmente. Ma può darsi, sì. Comunque, Vieri e Caracciolo al mare con i Damellis, che sono Giulia Delellis e Andrea Damanti. Ieri pensavo, se proprio avessi l'opportunità, prenderei a schiaffi di eliminare tutti due persone dalla scena dello showbiz, eliminerei Giulia Delellis e Andrea Damante. Ma non perché, sì, forse sono anche invidioso, è chiaro, sì. Anzi, è sicuramente quello. Ma stanno sempre da tutte le parti, da tutte le parti. Apri Instagram e trovi sempre loro. La TV, grazie a Dio, non l'accendo quasi mai, ma quando l'accendo stanno loro. E in radio si parla di loro e noi parliamo di loro. Cioè, alla fine funziona però sta cosa, eh? Comunque io terminerei con due notizie e una delle due riguarda una delle donne più belle che esistano. La regina Elisabetta, che ha compiuto gli anni. Bravissimo, bravissimo. Grazie. Quando si parla di... Quanti anni ha compiuto? Quanti anni? 194. 90 qua, non lo so. Cioè, 100? No, non lo 90, so. 94 anni, oh. 21 aprile, ma come da tradizione i festeggiamenti ufficiali si tengono in giugno, così, bam. Sì, perché? Così, no, perché stanno le belle stagioni. E invece l'altra notizia riguardava Michelle Unzica. Ah. Lei sì che è una bella donna, non come la Diletta Leotta. Oh, rifatta, nonostante vabbè, anche Michelle qualcosina se l'è fatta. Vabbè, ma nonostante passino gli però anni, Michelle è sempre la numero la uno. La top ed è anche l'unica donna che conosca, l'unica persona che conosca che c'ha il tatuaggio tribale sul braccio e non è una buzzurra di periferia, ragazzi. Mamma che bella ragazzi. Donna, ciao Michelle, noi ti vogliamo bene, quando vuoi vienici a trovare in radio. Fabrizio, siamo arrivati al momento di mettere l'ultima canzone, quindi dobbiamo togliere una delle due, secondo me quella più lunga. Va bene, vai, solo facendo... perché volevi sentire l'altra ho oggi. Bisogno di te, esatto, sì avevo... Ah, no, in realtà guarda, scegli tu, non voglio influenzarti, facciamo finta che non ti ho detto nulla. No, toglieremo la canzone più lunga. Ok, purtroppo sì, perché poi è arrivato il momento di sentire l'altro grande maestro del nostro programma.
No, bugia, non la toglieremo la canzone più lunga perché mi sono dimenticato di mettere in scaletta l'altra. La canzone di prima, non allora, so come si chiama. Allora, pappatevi questa, l'altra la sentiamo giovedì. Giovedì. Brian Adams che continua per un altro quarto d'ora questa canzone. I do it for you. È bella, bellissima questa canzone. Bella, questa bella canzone come che il sole. Ricorda un film molto famoso negli sì, anni 90. Una puntata dei Griffin. No, a parte una puntata dei Griffin con Stewie sicuramente che si mette a cantare sì, dedicata bravissima. A qualche maschio. Ma no, in realtà è la colonna sonora di Robin Hood, il film con Kevin Costner. Mamma mia, mamma mia.
degli anni 90. Voi non lo sapete perché siete troppo giovani, io sì invece. Perché sono un vecchiaccio, sono un vecchiaccio. Sono vecchio, purtroppo in quarantena ho compiuto 40 anni, no è bugia, 34. Sai perché mi è venuto 40? 34. Ma noi chiamiamo il nostro... Però non vale il compleanno in quarantena. Il nostro super ospite. Pino! Pino! Buongiorno! Pino, siamo in diretta, finalmente! Gridare, Pino, non buongiorno. Gridare! Ciao Pino! A Mucchina! Buongiorno! Come va? Come va? Hai sentito la nostra mancanza in queste due settimane? Un poco, un poco. Però che bello, ti sei consolato sei col calcio, eh? Ti sei consolato col calcio, complimenti! Mo domani sera c'è la finale! Speriamo che il Napoli faccia una bella figura con la Juventus. Giustamente, no, che non l'ha fatta l'Inter, la bella figura col Napoli. Speriamo no, che vabbè, faccia... poi vincete troppo, poi vi cacciate assai. Esatto. Come stai, Pinone bello? Pino, ma sei a casa ancora? No, sto lavorando in al Capannone. Perché? Ah, ok, va bene. Come va? Come stai? Male, malissimo. Che è successo? Una botta è stata una puntata di felicità allegra e bella fino alle 9.08. Tranne per Cesare Cremonini, purtroppo. E quindi male. Perché le problemi sono a Zagreb. L'ha detto un po' la francese. Un trobateur. Le problème sono a Zagreb. Le problemi sono assai. Se si tratta di una cosa di soldi. Mo è un problema, mo la nonna, mo è la moglie, mo vado a fare. Che è successo a Laura? Che è successo a tua moglie, Pino? Che è successo a tua moglie? Che è successo sta a tua bene, moglie? Laura? Sì, sta bene, soltanto che fai una cosa buona e si rompe un'altra cosa. Vabbè Pino, è la disgrazia di tutti gli uomini. L'importante è come si dice a Bari, non si rompa il priso. L'importante è che non si rompa mai il priso. Va bene? No, lo sto gaffando un figlio, non si preoccupa. No, non il figlio, non il figlio, Pino, non il figlio, che non si rompa il priso. Sai cos'è il priso? Il priso, sì, so cos'è il che priso. Che cos'è il priso? Il priso di fare una cosa, cioè, non il priscio, no, non il priscio, la venuta felicità di fare una cosa. No, qual è il priscio? In ognuno di noi, qual è tra il priscio? In ognuno di noi, Pino... il priscio di vedere Pagnello mangiare un bombolone di crema e panna, per esempio. No, quello Pino, è il priscio. Quello è il priscio. Il priso. Sai cos'è il priso? Fabrizio adesso si è avvicinato al microfono. Io vi faccio la radio cronaca. Fabrizio è un priso, per esempio. Ma è il microfono, Fabrizio. Ma non ti ascolta perché non ti vuole ascoltare. Non è che non ti ascolta. Perché... Pino, il priso, capito? Il priso era il cesso prima. No, è il vaso da notte. Vabbè, il vaso da notte. Comunque, l'importante si dice che non si rompa il priso. Cioè che non... Sto organizzando buono viaggio a Roma. Ah, porca miseria. Dai, siamo in diretta. Allora, Pino, per favore, non possiamo tagliare nulla. Quindi praticamente una serie di disavventure in queste due settimane che non ci... Quindi sentirci comunque ti porta bene, no? Infatti. E voglia. Mo che non ci siamo sentiti. Ora che non ci siamo sentiti, sono successe di tutto e di più. Va bene, però al di là di quello che insomma chi se ne frega, d'altronde parliamo di una notizia del giorno, sì. Che in realtà è la notizia del periodo. Pino, tu sei informato a proposito di questo movimento che ha preso piede in America a seguito insomma delle proteste dopo la morte di George Floyd, questo movimento del Black Lives Matter, Black Lives Matter. Sì, cosa ne pensi? Di che cosa fa, di che cosa si parla, però il punto è non dobbiamo esportare tutte queste manifestazioni in Italia per far sì che ci dobbiamo essere eroi di esatto, anche perché il razzismo da noi non esiste. Bravo Pino. L'eroismo lo lasciamo agli altri, noi pensiamo già ai tanti problemi che abbiamo in Italia. Ecco, infatti, il razzismo lo lasciamo agli altri. Quindi l'eroismo agli altri, il razzismo in Italia non c'è. Speriamo che non ci sia mai il razzismo. No, in realtà c'è imperversa. Diciamo, ma Pino, la verità sai qual è? Che l'eroismo è dentro ognuno di noi. Quando le persone discriminano gli altri, non bisogna mai discriminare nessuno. Oh, diciamolo ad alta voce. Come quando tu discrimini me, Pino. Perché juventino.
Io ti discriminerei sempre. Ah, vedi tu, anche se fossi nero ti avrei già discriminato. Ma se fossi vero. Ah, nero. Quindi Pino, lasciamo gli eroismi agli altri. In ognuno di noi. In ognuno... E gli erotismi invece? quello lo dobbiamo fare sempre, tutti i giorni. Bravo Pino, tu sei una persona... Facciamo l'amore, non facciamo la guerra. Sei una persona sessualmente attiva? Io? Molto. Attiva, se la mattina che esaurimento mi fanno uscire questi quindi cosa vuol dire? Che arriva tardi, stanco la sera e non ha voglia, la spinta emotiva ecco. Succede anche ai migliori, non ti preoccupare Pino. Sai quante cose succedono nella vita? Pino, sì, la testa esatto. Proprio non ci non sta, ti accompagna, quindi, non ti accompagna, va bene, è vero. Pino, dai. Senti Pino, c'è il Chalice comunque, smettila, c'è anche l'ottima bevanda, non abbiamo più visto poi quella bevanda, quella del Madagascar. Adesso la cerco, nel frattempo tu parla comunque, sabato ho passato una bella giornata, sono andato a Bulignano vicino alla strada di Domenico Modugno che ho festeggiato il primo anno di matrimonio. Anche quella butteranno giù, ho fatto anche gli auguri Pino, ho fatto gli auguri a te e tieni duro a Laura. Grazie. Anche quella butteranno giù, la statua di Domenico Modugno. Insieme a quella di Indro Montanelli. Sì. Poi com'è andata, com'è finita la serata, sabato? Che hai visto la partita? No, non ho visto nessuna partita. L'ho intravista durante l'atto. Allora, ma il presidente del Madagascar difende la sua bevanda anti-Covid. È una notizia ho di un mese fa. Ho visto Frozen 2 sabato. Oh, bellissimo. Che bello. Frozen 2, guarda. Proprio il modo migliore per festeggiare il primo anniversario. Sì, vedendo un cartone animato. Frozen 2. A mezzogiorno ho festeggiato, ho mangiato un paccheri con pesce spada, sì. Un antipasto con tutti i carpacci possibili, immaginare carpacci di tonno, carpacci di salmone, tutto ho mangiato. E poi? Ho mangiato un po' di pesce e poi il vino l'hai bevuto? Sì, 18 euro. Di vino o tutto? Di vino. Che vino? Bianco? Vi consiglio di andare. Ma bianco? Si chiama il Vittorino, ecco. Giù alla strada di Domenico Modugno a Polignano. Ma il vino era bianco o rosso? Vittorino. Era bianco. Vino bianco. Bravo Pino, allora sì che capisci. Senti Pino, ma poi dopo Frozen? Dopo Frozen dico? Capisce me, la carota di Olaf. Ho intravisto il gol dell'Inter. Però no, poi... ma spenta la TV poi. Non ho visto più niente. Abbiamo capito tutto. Sei andato a dormire dopo? Sono andato a dormire. Alle 11:30 mezzanotte sono andato a dormire. Il lunedì poi si lavora. Alla domenica si riposa. Che fa? Stai andando a mare, Pino? No, domenica non sono andato, a me non mi piace molto la confusione. Bravo. Qui tu vai a mare d'inverno. Il bombolone a destra, a sinistra, tromba da, tromba là, a te ti piace fare sicuro. Che stai tagliando il prosciutto? Sì, a punta di coltello. Pino, dai, dacci un Pino pensiero per la giornata, in modo tale che tutti quelli che ci ascoltano possano iniziare con la col spinta piede giusta. Sì. No, infatti la spinta non è roba, quindi no. Il piede. Dobbiamo sempre renderci conto che all'orizzonte i nostri sogni si possono realizzare se noi abbiamo voglia e la sicurezza dentro noi stessi di poter andare avanti fino alla fine. Io mi immagino il nostro corpo pieno di felicità, di sogni all'orizzonte. I sogni all'orizzonte, cioè siamo così pieni che non dovremmo... Pino, la vera domanda è: i sogni si possono realizzare all'orizzonte? I sogni si possono realizzare all'orizzonte, solo se noi lo vogliamo. Ma l'orizzonte è virtuale, cioè si sposta sempre più in là. Oggi
stamattina c'era un bel tramonto all'alba, quindi all'orizzonte io ho visto che i sogni si possono realizzare. Aspetta Pino, siamo un po' confusi, stamattina c'era un bel tramonto all'alba. Cosa significa? Considerate che l'orizzonte di un terreno tu lo velorizzi in tanti strati. Quindi, come l'orizzonte di un terreno, hai l'orizzonte virtuale di un sogno che si può realizzare. Va bene, Pino, va bene. Noi ti ringraziamo. Io non so davvero cosa col cuore. Col cuore, ci sentiamo giovedì, sempre qui, sempre alla stessa ora. Cosa dice dei miei pensieri? È statiato o sta dormendo? No, Fabrizio, io sto commentando. Pino, Fabrizio, gode fisicamente dei tuoi pensieri. Non posso dirlo adesso in radio, ma non lo diciamo, neanche intendere. Prenditi un po' di gel, Fabrizio. Mi sono emozionato. Guarda, sto lacrimando. Vedrai che tu, te lo auguro con tutto il cuore, però lo so che Vito Pagnello ha una propensione verso la Chiesa, ma vedrai che anche tu alla fine andrai a finire lì dove vanno tutti. Ci finiremo tutti là dentro, Pino. Io preferisco stare però dentro la cassetta e non sottoterra. Beh, Pino, noi ti salutiamo, dai, che è orario, non possiamo tagliare. Va bene, Pino, però prima tu fai il figlio, poi io mi sposo. Ci stiamo attrezzando. Ciao Pino, grazie. Ciao Pino. Ciao. Ciao. Mamma mia, ragazzi oggi, che meraviglia. Oggi veramente una puntata da incorniciare. Non pensavo potesse essere così bella la prima puntata in radio dopo la quarantena. Ma tu, Fabrizio, invece vai a mare per vedere il tramonto all'alba. Ragazzi, cioè stamattina al tramonto. Che potrebbe essere, secondo me, in realtà, sciocchi tutti e due, la poesia più bella della giornata questa. È vero, e noi non lo sappiamo. Ragazzi, perché dentro ognuno di noi, Fabrizio, la poesia, bisogna solo tirarla fuori. Ma sì, perché potrebbe essere anche, capito, che tra il tramonto e l'alba c'è la notte, come se la notte, l'oscurità, la cattiveria, non esistesse, capito? Quindi un tramonto all'alba, chissà, pensiamoci fino a giovedì mattina e poi ritroviamoci qui. E nel frattempo, sì, ci ritroviamo qui, sempre su RKO, qui dal Teatro Kismet di Bari, e sempre con Vito e Fabrizio, mamma mia. Appuntamento a giovedì, allora seguiteci e seguite anche i nostri podcast su Spreaker e poi continuate a seguire RKO dove su www.rko.com. No, sono Fabrizio, no, porca miseria, www.rkoneir.com. Avevo fatto tutto bene, ma questo per dirvi che anche a Bari sono le 9:20 e noi vi salutiamo. Ciao.